Non spari. No, non spari. E allora non si muova, Stefani. Gli ho detto di non muoversi. La metta giù. Stia zitta. Non può fare sul serio. Oh, può giurarci. Può giurarci, l'ha voluto lei. Che ne sarà di Mary? Di Mary? La porterò via con me. Se l'hanno veramente, metta giù la pistola. No, vede, in realtà io lo sto facendo anche per lei, perché soltanto l'idea che venga educata da lei mi fa letteralmente uscire di senno. Allora è meglio che sia educata da un'assassina. Sarà la figlia di un'assassina, se ne rende conto, vero? Le sta pregiudicando il futuro. Quella bambina non avrà alcuna possibilità di avere un'infanzia normale. La odierà per questo. Sbaglia, Stefani. Mary mi ama e ha bisogno di me. Se lei mi uccide, l'arresteranno per omicidio premeditato. Le daranno sicuramente la pena di morte. Pensi alla bambina, che cosa le succederà? Coraggio, adesso metta giù quella pistola. Lei ha rimesso in circolazione una donna molto pericolosa. Si rende conto di che cosa ha fatto? Sheila le ha rivelato che intenzioni aveva. Insomma, che cosa le ha detto? Mary. Chi? È andata a cercare nostra figlia. Chiami subito la polizia di Beverly Hills. Faccia presto! Ciao! Sei in anticipo? Meglio così. Ecco, veramente io stavo rimettendo in ordine. Ah, sì? Sì. Vuoi andare a vestirti? Ma io sono vestita. Questo è l'ultimo grido in fatto di moda casual. Cos'è? Niente. Fa vedere? No. È una sorpresa. E per chi? Diciamo soltanto che è per una persona che mi sta molto a cuore. Allora devo indovinarlo subito o più tardi? Facciamo più tardi. Adesso hai bisogno di un bel massaggio rilassante. Sì, ecco una buona idea. In effetti la situazione che si è venuta a creare tra Rick e Amber mi sta davvero tormentando. Lo so, ma ora lascia fare a me, d'accordo? Mettiti comodo. Sai, io conosco delle tecniche che i maestri di yoga possono soltanto sognare. Sì. Beh, adesso non illuderti troppo, d'accordo? Vedi, io dubito che ci sia un maestro di yoga in tutta l'India che abbia mai avuto a che fare con una ragazza come Ambrosia Moore. Fai qui. Ciao. Tua madre non è in casa, vero? No, e non c'è neanche Rick. Beh, non sono venuta per Rick. Io volevo parlare con te. Senti, Amber, io so tutto. Rick mi ha detto della gravidanza. È assurdo. Siete stati proprio degli incoscienti. Lo so, l'abbiamo fatta grossa, ma ora stiamo cercando di riparare. I miei non la pensano così. Sì, ma loro non sanno quanto ci vogliamo bene noi due. Senti, io amo tuo fratello più di me stessa. E ti giuro, non avrei mai voluto causargli tutti questi guai. Tu devi credermi. Che importa? Non conta quello che penso io. No, ha importanza per me. In questo momento non ho nessuno al mio fianco. Senti, noi due siamo sempre state molto vicine. Io ho bisogno di sapere che tu credi ancora in me. So che è difficile, tesoro. Voglio dire, se Rick fosse mio figlio, rischierei anch'io di impazzire. Ah, non è solo questo. Vedi, arrivi ad un certo punto della tua vita e credi di aver praticamente tutto sotto controllo.
Hai imparato dai tuoi errori, sei preparato a qualsiasi cosa la vita possa offrirti, ma poi il destino ti fa un brutto scherzo ed eccoti qui. Tutto ciò che hai costruito ti crolla addosso. Lo so, ma i cambiamenti non sono sempre negativi, giusto? Pensa alla relazione tra Stephanie e James. Stava per costare la vita a Thomas, ma adesso tutto si è risolto per il meglio. Stephanie e James sono felici. E Mary e Thomas sono salvi. Sì, è straordinario come sia potuto emergere qualcosa di positivo da quella situazione. E forse questo è quello che succederà anche a voi. Chissà che la vostra famiglia non ne esca rafforzata. Certo che è strano. Stephanie adesso sta crescendo la figlia di Sheila. Grazie al cielo. Quella bambina almeno ora avrà un futuro. Sheila farebbe di tutto per avere una famiglia sua. Sai, per me è difficile ripensare a quei tempi. Ho ancora gli incubi. Davvero? Scott. E Scotty ci ha praticamente distrutto la vita. E avrebbe distrutto anche la tua, Eric. Quella donna è un veleno mortale. E sono felice di sapere che è rinchiusa, così non potrà più fare del male a nessuno. No, si sbaglia, Stephanie. Vede, se io sparassi, sarebbe un omicidio. Sarebbe per legittima difesa. Perché è lei quella che ha cominciato la guerra tanto tempo fa, ricorda? Vede, io avrei siglato volentieri una tregua, ma lei no, lei voleva soltanto la mia distruzione. E quando non ha potuto vincere onestamente, è ricorsa all'inganno. Beh, sa una cosa, io non sarò più la sua vittima e adesso giustizia finalmente sarà fatta. Questa è una vendetta, non è giustizia. Perché? Pensa forse che io non abbia il diritto di cercare la vendetta? Dopo tutto quello che mi ha fatto, Stephanie, lei mi ha rovinato la vita. Mi ha messo contro James, così come Eric e tutti quelli che in un modo o nell'altro mi stavano a cuore, lo sa? Lo sa? Io ero venuta a Los Angeles per ricominciare da capo. Volevo mettermi alle spalle tutte le brutture del passato. Sono venuta qui con un unico pensiero, quello di avere una famiglia e un figlio tutto mio. E per la prima volta tutto questo stava per avverarsi. Tutto ciò che non avevo potuto avere con Scott. E Scott l'avevo ottenuto con James. Ci avevo provato con Eric, ma no, io avrei dovuto sapere che lei non l'avrebbe mai lasciato andare, ma James era soltanto mio. Non c'era mai stato nulla tra voi. Quindi non avrebbe avuto ragione di interferire, invece no. L'ha fatto, ha sedotto mio marito. Poi l'ha anche convinto che non sarei mai stata una buona madre per la mia bambina. Stavolta ha veramente esagerato, è andata oltre, troppo. Dopo tutti gli sforzi che ho fatto per guarire, dopo tutto il tempo che ho passato chiusa in ospedale, dopo tutto quello che ho fatto per cercare di migliorare un pochino me stessa. Ma nulla conta per lei, in fondo vuole soltanto la mia distruzione. Ma stavolta non sarà così. No, questa brutta storia finisce qui. Perché io non intendo più continuare ad essere tormentata da me. Basta, è finita. Mi ho sentito bene, Stephanie, ora basta, è finita. Senti, so che tu vuoi bene a Rick. E anche lui è pazzo di te. Ma la storia del fidanzamento... I miei pensano che sia una pessima idea. Guarda che non ti sto chiedendo di convincerli per me. Io non ho più bisogno di loro. No? Adesso vivo con Stephanie. Stephanie? Vedi, non tutti pensano che io sia così cattiva come fanno i tuoi genitori. Io non credo che tu sia cattiva. E allora da che parte stai? Senti, ma tu e Rick fate sul serio? Per me non c'è mai stato nulla di così importante in tutta la mia vita. E tu pensi davvero di farcela da sola? Ma io non sarò sola. Avrò Rick e Stephanie vicino e un giorno anche i tuoi genitori cambieranno idea. Questo bambino sarà un tuo nipotino. Ti rendi conto, Bridget? Sì, hai ragione.
Allora, che cosa ne dici? Puoi girare le spalle a un bambino che... che è sangue del tuo sangue e che avrà sempre più bisogno di te. No, credo di no. D'accordo, sono con voi. Oh, Bridget, tu non hai idea di che cosa significhi questo per me. Oh, grazie. Proprio così, tenente, Sheila Warwick. Ha lasciato l'ospedale in cui era rinchiusa. No, non sappiamo dove si trova. Vuole riprendersi nostra figlia. Gli dica di mandare subito qualcuno a casa dei Forrester. Potrebbe essere andata a casa Forrester. No, senta... Me lo passi. Tenente, lei sa quanto è pericolosa quella donna. Mandi immediatamente una macchina dai Forrester. Oltre a Stephanie e Mary, in quella casa c'è soltanto Amber. Se Sheila le ha spiate, lo sa molto bene. Stephanie ignora che Sheila è stata rilasciata. Oh mio Dio, devo avvertirla. No, 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 Stephanie, non lo faccio. Le sue suppliche non serviranno a niente. Nulla, mi creda, non risolverà nulla. No, così invece risolverò tutto. Addio, Stephanie. Potrà sembrare ridicolo dopo tutto quello che è successo, ma io pensavo veramente che James sarebbe stato capace di aiutarla. Non c'è cura per quella donna. È come il cancro. Può anche essere in remissione, ma il pericolo resta sempre in agguato e non ti dà mai pace. Credimi, è una vera psicotica. Sì, e purtroppo sono l'unico responsabile di averla portata tra noi. Voglio dire, l'ho assunta io, la Forrester. Io ti avevo avvisato. Sapevo di che cosa era capace. E io non ti ho creduto. Insomma, ripensandoci ora è molto facile rendersi conto di tutte le sue menzogne. Ma quando tu mi parlavi di ciò che aveva fatto a Genoa City, io lo trovavo così irreale. Ed ora non posso credere di averla sposata. Ma è proprio questo che la rende tanto pericolosa. Prima ti fa sentire al sicuro e poi, bam, ti colpisce come un serpente a sonagli. Ed è per questo che mi è ancora così difficile accettare il fatto che sia davvero tutto finito. Io ho passato anni a guardarmi alle spalle in attesa della sua vendetta. Non ho mai abbassato la guardia e ora... ora spero di essere al sicuro. Beh, è così. Ormai sei al sicuro. E io ho capito cosa volevi dire. Prima non sapevo cosa fosse il male. Insomma, ne ho conosciute tante di persone senza scrupoli, ma come Sheila non ne ho conosciute così malvagie. È vero, hai ragione. Sì, al confronto i problemi di Rick sono davvero ridicoli. Devo ricordarmelo questo. Perché vedi, ora la vera tragedia sarebbe se Sheila fosse ancora libera. Risponde. Forse sono soltanto uscite. No. No, c'è qualcosa che non va. Lo sento. Sheila ha avuto delle settimane per spiarle e studiare il suo piano. Le ha sorvegliate. Ha aspettato di aver modo di trovare Stephanie da sola. E se davvero è così,
Adesso potrebbe essere con loro. Oddio. Mi ha sparato. Chiedo aiuto. Chiami un'ambulanza. No. Sto perdendo molto sangue. E così ora vorrebbe aiuto, eh? Sa una cosa? Non è nulla in confronto al male che ha fatto a me. Io volevo ucciderla alla svelta. Con un solo colpo. Ma sarebbe stato troppo poco per lei. Sì, troppo pietoso. Sarà molto più bello vederla sanguinare. Sarà un piacere vedere la vita che l'abbandona lentamente. Oh, io voglio farla soffrire almeno quanto lei ha fatto soffrire me. Lei mi ha tolto tutto quello a cui io tenevo di più. Eric, James, Mary, finché non mi è rimasto più niente. Come ci si sente? Eh? Tutto le sfugge tra le dita. Tutti i suoi progetti. Tutto quello che ha sempre sognato lentamente l'abbandona. Mi dica quando comincia a vedere nero. Perché io voglio vederla finire all'inferno. Ci sono gusti che sono scoperte. Provati una volta, ti restano dentro. Non li dimentichi più. Come il gusto unico di Certosa Galbani. Così fresco, perché nasce solo da latte freschissimo. Certosa Galbani, la scoperta della freschezza. Ok, le luci vanno bene. I fiori invece, ragazzi, ne servono almeno il doppio. E il pianoforte, doveva essere già qui. Ma Paola, è già qui. Scusa, è tutto il giorno che corro. Non ho mangiato quasi nulla e adesso non ci vedo più dalla fame. Ehi, ma dov'è? Ah, eccola. Fame? Fiesta. Ingredienti sostanziosi con un gusto unico. Ma anch'io. Fiesta. Nutre con piacere. Otello. Un manto di raffinato cioccolato extra fondente con il 70% di pregiati cacao. Nel cuore, una tenera crema. Che abbraccia una regale nocciola del Piemonte intera. Otello. Ritorna la passione. Da Dufour. Aiuto! Chiamate la polizia, mi hanno sparato! Chiamate la polizia, oh, mio Stefano! Stefano! La polizia sta arrivando, resisti! Stefano! Stefani! No, sono io. Sheila, per l'amor del cielo, che cosa hai fatto? Oh, oh. Una cosa che avrei dovuto fare molto tempo fa, James. No, non può essere vero. Dov'è Mary? Per favore, dimmi almeno che non le hai fatto del male. Oh, credevo che tu mi conoscessi meglio. Io amo Mary. E ho amato anche te, James, più di qualunque altro uomo al mondo. Sei l'unica persona che abbia mai creduto in me. Avremmo potuto passare una vita meravigliosa insieme. Se tu solo non avessi lasciato che Stephanie si inserisse tra di noi. Ma non è stata colpa tua, vero? No, no, è stata colpa sua. Ed ora è lei che deve pagare il conto. No,
Sheila, ascoltami, ti prego, non farlo, fermati, ti scongiuro, non farlo, sarà peggio per tutti. Io ti amerò sempre, tesoro. E non preoccuparti. Mi prenderò cura di Mary. Addio, James. Sheila! Sheila! James ha chiamato la polizia. Sono sicura che ormai staranno per arrivare. Ma non importa, perché io non ci sarò. E neanche lei, cara. Io la ricorderò per sempre con quello sguardo. Dico davvero, esattamente con quello sguardo.